Chocobo d'oro, il nostro gioco dorato più che mai è stato trovato, ci siamo diventato d'oro aprendo l'ultimo tesoro che avevamo trovato e ora finalmente abbiamo anche l'abilità Sky, come vedete. Mi pare che vicino ci sia un deserto, Kupo, e possiamo andare all'isola esterna 2. Credo che non ci si arrivi via mare, ovviamente, perché si arriva volando, signore e signori. Allora, come funziona il volo del Chocobo? Basta cercare un bosco. Quindi ora noi troviamo una spiaggia. Ecco il bosco. C'è pure un deserto, quindi attenzione perché potrebbe essere vicino al posto che cerchiamo. E premendo X, Choco prende il volo. Può andare su, può andare giù. Si muove come un idrovolante. E attenzione, perché guardate cosa c'è qua. La terra trema, non è la telecamera che è impazzita. Qui c'è qualcosa di misterioso. Anche questo avrà la sua risposta prima o poi. Dunque, dobbiamo cercare un'isola con un deserto vicino. Questo mi sembra un deserto, quella mi sembra un'isola. Vediamo se è lei. Scendiamo. Eh sì, è proprio lei. Preso! Hai trovato un tesoro. Zaffiro. Tiara magica, interessante. Side reo, anche questo da unire, come ciocografia. Carta Hildegard terzo. Wow. Cioè il menu delle ciocografie, togliamola. Ok, ce ne mancano 4. Ma dove possiamo andare a prenderle? Anzi, 3 ce ne mancano, 1, 2, 3. Dove possiamo andare a prenderle queste geografie? Adesso lo capirete. Innanzitutto, ci serve tornare al Choco Golfo. O al Choco Bosco. Torniamo al Choco Bosco, dove tutto è cominciato. Perché Mene deve rendersi conto del fatto che Choco ora è diventato un Chocobo dorato. Quindi andiamo a parlargli al Choco Bosco. Tum 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 tum
Che bella, che meraviglia volare con il ciocobo, eh. Forse ancora di più che con l'idrovolante. Ciocobosco. Dai, Mene, stupisciti della nostra nuova trasformazione. Ultima, eh. Cioco è diventato il ciocobo definitivo. Ehi, Cioco, hai cambiato di nuovo colore. Congratulazioni. Credo di aver capito a cosa serve il pepe mortale. Sì, noi da anni, Mene. Te ne sarei già accorto, ma se Cioco mangia il pepe mortale, per un istante è potentissimo. Con quella forza dovresti farcela ad andare al paradiso che io cerco da tanto tempo. È un luogo misterioso che non c'è sulla mappa, ma sono sicuro che lo troverai, Cupò. E qua c'è poco da fare, perché sia qui che al golfo, parlando, dice che ha già trovato tutto. Quindi, nope. Niente. Però ci ha dato un indizio. E ricordate quell'isola a nord, fuori da qualsiasi mappa, fuori da qualsiasi cartina? Quella è la nostra meta. Ma prima abbiamo ancora un posto da trovare. Quindi voliamo. Le Cioco / grafie hanno delle istruzioni dietro. Ci parlano di posti. Ci dicono che in alcuni luoghi particolari del mondo possiamo trovare qualcosa. Ebbene, esistono effettivamente dei posti nel mondo, insomma, su Gaia, che sono quelli indicati dalle Cioco / grafie, che hanno un particolare. Vediamo se il primo di questi posti, cioè il centro del mondo, una diceva circondato dall'acqua al centro di tutto. No, non mi sembra di vedere nulla, quindi non c'è. Perfetto. In uno di questi posti, quindi provate, ricordatevi, il centro del mondo, ora non c'è.
poi un'isola vicino da Guerreo. Quindi ora torniamo giù e vediamo. Anche questa parte, questo punto preciso del continente. Anche a nord, in realtà. Lungo la costa è sempre possibile trovare quello che cerchiamo. Ma cosa stiamo cercando? Ebbene, cerchiamo una macchia scura. Ok? Una specie di cerchio d'ombra. Una vera e propria ombra nel cielo. Anche qua non c'è. Andiamo giù. Dovrebbe essere là, vicino alla palude. Dei Q. Vediamo. Ecco, dove c'è questo boschetto. Ah, ecco l'Ilda Garde, tra l'altro. No, non c'è nemmeno qua. Andiamo al continente esterno. Perché anche nel continente esterno c'è l'opportunità di trovarla. Questi sono i luoghi, Sono solo 5. 1, 2, sì, 5, 4. Sono davvero pochi. Ma quelli sono, quindi se non la trovate da una parte, cercatela in un altro posto. Perché muta, si sposta ovviamente. Allora probabilmente sarà nel continente esterno. No, qui non c'è. Proviamo a stare sempre sul bordo. Li trema tutto. Oh, eccola qua. Questo è uno dei posti dove si vede meno, Però c'è, eccola qua. Questa è un'ombra, vedete che si muove un pochino. Andiamo più su. Se noi utilizziamo il pepe mortale, Choco non becca, ma si spara verso l'alto. Sembra che l'abbiamo messo su per il... Ok. E cosa c'è sopra quest'ombra? È l'ombra di che cosa? L'ombra del Choco Aeroparco. Quando ero piccolo, ragazzi, io sono impazzito. Perché ho dedotto che con il pepe mortale potevo fare questo. E lo feci da solo, Mene, dove siamo? Ma ti rendi conto? Siamo in un'isola che fluttua nel cielo. Magari torniamo sulla terra e ci troviamo pure in un altro posto. Poi controlla sulla mappa, ed è vero. Il Choco Aeroparco si sposta sopra Gaia, quindi se voi salite in un posto e rimanete su tanto, potreste, una volta scesi, essere in un altro posto del mappamondo. Interessante. È davvero strano qua, il terreno è duro. Secondo me sei più strano tu, Mene. Ok, Choco beccata? 60.000 volte. Ragazzi, questo è uno dei posti più difficili. Perché c'è quest'isoletta e quella dall'altra parte. Quindi sarà molto difficile trovare i tesori. Fortunatamente ci servono solo 3 ciocografie, le ultime 3. Poi le abbiamo trovate tutte. Quindi non ce ne sono tantissime in questo posto. Solo 3. E ovviamente sulle nuvole non si può beccare, come logica vuole. Si può solo usarle per passare da una parte all'altra. Si perde molto tempo, Non è un posto interessante dove beccare. Diciamo che il Choco Golfo per me resta quello più comodo. Fino qua ci ha fatto andare. Tutto è molto profondo, quindi per trovare delle ciografie dovremo veramente fare dei numeri belli alti. Ma non arrendiamoci. Non arrendiamoci, perché qualcosa potrebbe saltare fuori. 71, no, troppo poco. Gemma grezza, qua la profondità degli oggetti, ragazzi, è veramente mortale. Ora è dall'altra parte. È tipico. Tipico. Passiamo da sotto. Qua troveremo pochi tesori. Forse meno un altro riusciamo a farlo. Lago dorato. Se non è di qua... No, siamo spacciati. Niente, va bene. Proseguiamo. Ci godiamo un po' la vista. Becchiamo, becchiamo, becchiamo finché non abbiamo trovato tutte e 3 le restanti ciocografie. Pa, pa, pa,
87? Ciocografia! Oh, così si fa. Al primo colpo, dopo 100 milioni di scavi. Almeno una su tre l'abbiamo presa. Però almeno sappiamo che esistono. Di qua. 71, buono, ma dubito che ce ne facciano trovare più di una in una corsa del Chocobo. 4, così ci danno 10 secondi in più e il doppio per i tesori. Quando le trovi, poi la giocata va benissimo, no? Cioè le altre volte devi dannarti. Giù. Vabbè, l'abbiamo trovata però, quindi anche se il tempo è scaduto, bene così. Ciocografia. Oh, un bel 30 punti, eh. Ma non è finita, signori. Altre due. Fare una ciocobeccata. Accetto. Let's go. Let's go. Settantotto. Prima Phoenix. Deve essere più di 80, mi è sembrato di capire, visto la durezza del posto. Troppo poco antidoto. Vabbè. Giù. Giù. Ce le fanno sudare. Una è andata, vediamo. Di qui. Gemma grezza, vabbè. Comunque roba rivendibile, riutilizzabile, meglio che altro. Collirio, tipo questo ad esempio. Niente, addirittura nulla. Il deserto. Ciocografia. Buono. A 22 secondi. Buono. Manca una, ragazzi. Una sola.
una fottutissima ciocografia. Poi trovarle sarà una bazzecola in giro per il mondo. Non tanto quanto scavarle. Non credo ce la faremo in tempo. No, infatti, non era nemmeno qua, vabbè. Siamo a due. Ribocchiamoci le maniche. Bene. Vogliamo fare una ciocopiccata. Accettiamo, 60 qui la volta. Certo. Paraparapam. Pieve mortale, ok, ovviamente. Justamont. Qui giù, me lo sento, potrebbe esserci. Potrebbe esserci, ovviamente non c'è. Erba dell'eco. Ora vediamo se è dall'altra parte o stiamo buttando tempo anche questa volta. Op. Così, così, così. Giù. E su. Oltre 70. Ciocografia. Oh sì, signori. Tutte le abbiamo trovate. Passeggiamo come dei boss. Andiamo vicino a Mene e lasciamo scadere il tempo. Torturiamolo. Becchiamolo. Maledetto. Bene. Abbiamo trovato tutto quello che potevamo trovare. Ora torniamo su Gaia e andiamo a prenderci questi tesori. Forza, signor Mene. Mi dica che non ci sono più. Sì! Gioco dice che hai già trovato tutte le geografie che c'erano qui. Cupo cupo. Credo che ora puoi andare al paradiso della fantasia, che non compare sulla mappa. Anche Gioco muore dalla voglia di andare. La chiave per arrivarci è di certo il pepe mortale. O almeno credo. Stai tranquillo, Mene. Noi torniamo sulla Terra. 3, 2, 1. Ritorniamo. Op. Bene, signori. Tre ciografie trovate. Non con poca fatica. Ora però dobbiamo trovare tre tesori. Siamo rimasti qua, non ci siamo spostati, fra l'altro. Guardate che meraviglia. La prima non ancora trovata è... Isola esterna. Non è un'isola grande. Attento a non cadere dal ciocò. Vabbè, non è che è possibile farlo davvero. Dunque, credo si trovi proprio da queste parti, sapete? Continente esterno, qui c'era quella di prima, isola esterna 2. Ah, anzi no, isola esterna 1. Questo è il deserto. L'altro deserto, e qua c'è proprio lei, a forma di omino di pam pam pepa, guardate, con le gambettine. Sì, sì, sì. Fantastico. Qua. Dai, dacci il tesoro che vogliamo. Sì! Se mi ricordo bene, questa ha una bella arma anche, eh? Ametista, granata, armatura Genji, perfetto, l'equip Genji praticamente è finito. Laguna Rock, che è una specie di traslitterazione di Ragnarok. Ragnarok. Una delle spade più forti di Steiner. In realtà la sua più forte. Visto che non abbiamo fatto la cosa di finirlo in meno di 12 ore per avere l'Excalibur 2, che è veramente da pazzi, e ci saremmo persi tutto il resto. Diventa la sua arma più forte, la Laguna. Ma avremo modo di dargliela. Isola Sacra, Isola Obliata. Si vede una montagna al centro dell'isola. Andiamo all'Isola Sacra, ragazzi. L'Isola Sacra si trova qua. A sud-ovest del continente esterno. Guardate attentamente. Sorvoliamo tra l'altro il villaggio dei maghi neri. Oh, che bello. Possiamo atterrarci vicino, perché c'è un bosco. Proseguendo di qua, a un certo punto incontriamo quest'isola con un'enorme montagna e un bosco. Atterriamo. Eccola qua, questa enorme isola.
abitata fra l'altro, ve lo dico già da adesso, dai nemici più forti del gioco, ma anche questi li affronteremo a tempo debito. E sul crinale della montagna, signori, oh, verso i piedi della montagna, tesoro a noi. Pozione, vabbè, abbiamo già 99, antidisturbina 15, papalina per diventare papi, carta materia oscura, carta molto molto importante. Scendiamo un attimo, andiamo a dare un'occhiata alle carte, con tutti i Grand Dragon sconfitti sarà anche il caso di buttarne un po'. 90, infatti, direi che è il caso proprio. Dovremmo averne un fracello, forse a tema Grand Dragon proprio. No, forse in realtà no. Abbiamo 5, 5 scrocca, ma buttiamone comunque un po'. Troppe carte, ragazzi. Anche perché stiamo per arrivare al momento in cui dovremo vincerne tante, quindi meglio non averne 99 per non doverle buttare. E via. Rimrock. No, anche questa è potente, questa è potente. Questa via. Questa via. Ok. Già un'ottantina di carte è più umana. Oh, 80 carte, mi piacciono. Ma non è finita. Menu giocografie. Isola Obliata. Che strana forma ha quest'isola, Cupò. Spicchiamo il volo. In realtà quasi attaccata c'è un'altra isola. Andiamo di qua, atterriamo. No. E per atterriamo in realtà è atterriamo qua, su quest'isola, che più obbligata non si può. Giù. O sei proprio sulla punta? No, non credo. No, infatti. È qui da qualche parte, forse qua sopra. Sì. Preso. Questo davvero indolore. Ultimo tesoro trovato, signori. Ultimo tesoro delle geografie. Fiocco. Transmigranello. Mamma mia. Ametista 13. Carta arca. Arca, ragazzi, non sappiamo nemmeno chi è. Lo scopriremo, ve lo dico. Vi dico solo questo. Abbiamo ottenuto un sacco di tesori super fighi. E abbiamo tutte, ma tutte, le geografie prese. Anzi, questa direi che possiamo toglierla. Se il menu non mi... Ok. Ora, ragazzi, vien da sé. Possiamo andare a cercare il paradiso di Chocobo, che è in un posto non segnato sulle mappe. E infatti è proprio l'isola che avevo fatto vedere nello scorso episodio, l'isola Fauli Bassa. Nome particolare. Si trova qua a nord-est, cioè a nord-ovest, pardon, o in generale sul cupolone del mondo. E finalmente possiamo atterrarci, perché ora che abbiamo il Chocobo d'oro e un bosco vicino. Oh, meraviglia. Pronti? Il luogo più segreto di Final Fantasy IX? Aprila. Si è aperta la crepa nella roccia. Niente tesori, solo luoghi misteriosi. Ed eccoci.
L'Eden, il cioco paradiso. Fantastico. È una strana costruzione all'orizzonte, da raggiungere. Alla faccia, signori. Mene? Questo è il paradiso, Cupò. Mene, dove eri? Sapevo che lo trovavi. Così ti ho seguito, Cupò. Po' mesto, Mene. Congratulazioni, Cupò. Vediamo un po'. Qua. Cioccobo dorati. Cioccobo anche di altri colori abbiamo visto. Guardate, c'è anche una fontanella da cui scendere. Questo è un cioccobo giallo. E qui? Allo zompo con l'acqua a propulsione. Raggiungiamo la costruzione di prima. Ah, bentornato nostalgico Cioco. Io sono Ciccio Ciocopo e qui siamo nel paradiso terrestre. Mi sarebbe piaciuto vederti arrivare da solo, purtroppo però sei venuto mal accompagnato. La Madonna, io e Mene? Ma non importa, ora vorrei chiederti solo il piccolo sforzo di imparare la nostra lingua. Qua? Con una magia? Invece, per quanto riguarda voi signori, salutate il vostro amico Ciocobo che rimarrà qui con noi e vi prego di congedarvi. Qua? Sono Mene e anch'io voglio vivere qui. Cazzo sì, poverino. Come sei piccolino! Cosa considerazione. Cupò? Mi dispiace, ma possono vivere qui solo i Ciocobo. Non può fare un'eccezione? Assolutamente no. Allora, Cioco, facciamo presto con questi saluti. Ma cattivissimo Ciccio Ciocobo. Ciao, Cioco. Mi dispiace che ci sono ancora tesori che non hai scoperto, ma... Cioco, avevi detto che volevi vivere in pace qui con noi. Come fai con questi tesori? Mancano dei tesori. E di Rising Shield Hero. Vedi? Come copiano i giapponesi da loro stessi, Toshir. Vai e trovali tutti. Quando sarai pronto, ritorna da noi. Abbiamo la possibilità di tenerci il Ciocobo, quindi. Ma se troveremo tutti i tesori, che cosa accadrà? Bene, andiamo. Alla faccia. Ora però sappiamo la lingua dei Ciocobo, eh. Ti aspetto al solito posto, Cupò. Ma no, al solito posto non serve, non serve, Mene. Allora, facciamoci un girettino per... Dunque. Avrei capito, mentre venivi qui, che usando il pepe mortale sulle crepe dei monti, queste si spaccano. Grazie per darmi un suggerimento che avevo già compreso io. Vediamo cosa hanno da raccontarci, Ciocobo, che verranno qua da sempre, immagino. Saranno immortali, perché siamo nel paradiso. Rosso, lei. Nella distesa ghiacciata Sitens... Nel continente isolato pare ci sia una montagna crepata. Ah, suggerimenti sulle crepe, beh, giustamente. Op. E guardate. Splash! E questo fa uscire dall'acqua quello azzurro. C'è un monte con una crepa su un'isola stretta e lunga a nord del continente esterno. Dove si sente gridare Cupò, Cupò? Questa è palesemente e ovviamente la centrale Mogunet. Tutte cose che abbiamo già fatto, però ci sta che uno che non le conosceva. Attenzione, qui possiamo fare questa cosa. Ma a metà strada, guardate, punto esclamativo. E poi giù. Cosa succede se premiamo invece un tasto al momento giusto? Cioè appena il punto esclamativo compare. Proviamoci. Questi giochi di abilità. Banalmente, ragazzi, saltiamo giù e arriviamo dal Ciocobo blu, altrimenti inaccessibile. Ci darà un suggerimento. Credo che sui monti a sud del Canyon Chavez, nel continente dimenticato, ci sia una crepa. Quella impossibile da prendere, col baffo di drago che abbiamo già preso. E voi? Cosa avete da dirci?
Vediamole, le guardie del corpo di Ciccio Chocobo. Vuoi un po' di pepe mortale? Sì. Ah, è vero, dicendogli sì, ragazzi, esagerato come pochi. 99, ci ha dato il massimo del pepe mortale, veramente esagerato. Capricornus, adesso andiamo a darlo alla regina degli stellazzi. I tesori che trovi col pepe mortale sono stati nascosti sin dall'antichità e non è per niente semplice scoprirli, ma io lo so fare. Il tuo becco è forte, abbastanza per rompere pareti. Puoi attraversare i mari a nuoto e le ali per volare alto nei cieli. Sfrutta le tue capacità e vai alla ricerca dei tesori. Io ti aspetto qui. Quasi non conviene, scusa, ci ha detto che se torniamo saremo costretti a dirgli addio. Ma c'è ancora tempo, perché per ora l'ultimo tesoro di Choco, perché ne manca uno, ve lo dico, non può essere recuperato, quindi ci vuole pazienza. Ma tempo al tempo lo troveremo. Salutiamo parlando con questo tizio. Da ovvio che non sciavezzi, quindi dimenticato, c'è una crepa sul monte. Però un po' nascosta, pare sia difficile trovarla. Era questa quella impossibile che abbiamo fatto. Va bene. Breve visita al Choco Paradiso, ma utile a capire che è ancora presto per la... raggiungere la pace dei sensi. Ora, tra l'altro usando sempre il Chocobo, voliamo dall'altra parte del mondo, tac, perché nello scorso episodio avevamo trovato ad Agherreo Capricornus, ma non l'avevamo portata alla regina degli Stellazio, quindi è il momento di andare a Lindblum. E per Lindblum, ovviamente, mi sono sbagliato, intendevo Toleno. Perché a Toleno c'è la signora che ci dà i premi. Allora, bisogna anche atterrare, quindi io farei così. Giù. In realtà, da questa parte c'è Toleno. Perché oltre Alexandria, Catena Avus. E... scendi giù. E qua c'è Toleno, eccola lì. Andiamo a dargli Capricornus. Credo sia la penultima. Potrei averlo già detto questa cosa. Pensavo fosse, lo fosse la, perché non sia proprio la penultima. Del resto sono 12. E questa dovrebbe essere l'undicesimo stellazio che consegniamo alla principessa degli stellazzi, la regina degli stellazzi. Dunque, cancello con i suoi problemi di ruggine palesi. Andiamo di qua, poi a nord. Giù di qui e verso il fiume. Oh, che meraviglia. Bellissimi volatili, come se piovesse. Oh, contiamoli un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Questo è il decimo. Pensavo undicesimo. Capricornus! Yes. Tenga. Que, que, que. Anello Rosetta. Vabbè, anello molto forte, certo. Io preferisco sempre i soldi. Non è ancora finita, allora. Bisogna dargli ancora un paio di stellazio. Ah, c'era da divertirsi. Bene. Possiamo uscire. Andiamo di qua. Usciamo da Toleno. E quello che dobbiamo fare adesso, in realtà, è proseguire nella trama. Chocobo, stellazio, tesori, grado di ricerca di tesori a livello S. Nella scorsa puntata la tizia della locanda qua a Toleno ce l'ha confermato. Riprendiamoci la nave. Perché, signore e signori, possiamo finalmente proseguire nella trama. Che ci porterà piano piano ad arrivare alla fine del disco 3. E poi basta, poi saremo a un passo dal finale.
Ma volendo c'è un piccolo segreto che possiamo fare, in effetti. Un piccolo segreto che è legato al Choco Aeroparco. Perché noi non abbiamo esplorato ancora tutto quel parco, eh. Ma è qualcosa che è ancora presto per farvi vedere. Ma possiamo accennare la cosa. Perché noi, avendo tutti i mostriciattoli, cioè avendo accontentato tutti i mostriciattoli, quelli gentili, quelli generosi che ci chiedevano delle pietre preziose, se veniamo qui all'Isola Sacra e se abbiamo almeno un diamante, cosa che deduco dovremmo avere, perché dopo ne avremo di più, ma sicuramente almeno uno ci è stato dato. E ne abbiamo tre. Fantastica. Ok. Salviamo, perché qua ci sono i mostri pericolosissimi, come vi ho detto. Magari ne incontreremo pure uno. Tac. Isola Baile. In questo bosco, se abbiamo trovato tutti gli spiritelli, mostri buoni, li abbiamo accontentati con dandogli le pietruzze, faremo una sorpresa. Ecco, invece di una sorpresa abbiamo avuto una sorpresaccia, ma proviamo a fargli male. Questi sono gli Ian. Sono i più cattivi. No, Odino meglio. No, Leviathan. Sono i più cattivi che ci siano. Tiro shot. Ma sono anche quelli che danno più exp, quindi facciamogli male. Mancato, bene. Diciamo davvero male. Sbuffata. Ecco, questa mossa ci butta via in un colpo. Quindi addio Gidan. Finiremo malissimo. Anneghiamole. Male non fa, un po' di annegamento. Sbuffata, doppia. Se lo fanno a tutti non è game over, eh. Semplicemente veniamo buttati fuori dalle battaglie. È ancora presto. Gli Ian sono veramente cattivi. Però sapete che ci sono, ecco. Quindi se proprio volete avventarvi... 2400. Sbuffata, ovviamente. So, fatelo anche a me. Anche il povero Vivi. Vivi è morto. Ah no, è tornato, perché lui aveva provvidenza. Attenzione, attenzione. Vivi, signore e signori, ha risveglio attivato. Vabbè, però è durato poco, poveraccio. Annientati. Decisamente siamo troppo deboli ancora per gli Ian. Ma arriverà il momento della vendetta, eh. Ora cerchiamo quello amichevole. Con questa schermataccia davanti. Tiriamo per il bosco finché non compare lui e scappiamo dagli altri, che è meglio. Però sono qua, siete coraggiosi, potete farcela. In realtà sono abbattibili anche al livello a cui siamo adesso, eh. Ci vuole un attimo di impegno, siamo stati sfortunati che ci hanno fatto tre volte sbuffata. Se può fa, se può fa. Salvare è stata un'idea saggia. Però volevo mostrarvi anche la cattiveria di quelle caprettine che sembrano buonissime. Ma una buona c'è, eh? Quindi ora la cerchiamo. Forza. Che il caso sia dalla nostra parte, speriamo. Eccolo qua. Molto più tranquillo e docile. Ah, se di solito non abbiamo fatto gli altri, esatto, dammi un diamante. Lui scappa. Se non abbiamo accontentato tutti i fantasmini gentili, lui fugge. Mentre invece, se li abbiamo fatti tutti,
non scappa e ci chiede un diamante. Se glielo consegniamo. Grazie! Oh, felicità estrema. Attacco riattivato contro il pallone. Strana, questa frase. Tanto prendiamo tutto l'apprendibile, che ci dà 50 P, ottimo. Quindi le magie più difficili da prendere. Ci dà anche un anello rosetta, not bad. Chi è questo pallone a cui ora possiamo attaccare perché Ian, l'amichevole, ci ha riabilitato l'attacco? Lo scopriremo a tempo debito. Scopriremo a tempo debito, dovete pazientare, ma sarà uno degli ultimi grandi segreti. Direi che... Oh, Ian ci ha proprio aiutati, tra l'altro. Perché oramai abbiamo davvero quasi tutte le abilità apprese, quindi non è così... vabbè, forse... Sempre aste, un po' di pantofole. Sì, ho level up, e tu? Vabbè, ha preso qualcosa qua. Al posto delle pantofole, ma qualcosina c'era, un bel 190. Supporto, ecco, supporto è utile perché ci permette di fare più danni con le invocazioni, quindi non male. Scappiamo da questo posto che sappiamo essere abitato da delle capre veramente malvagie e andiamo a riprenderci l'Ildagard terzo. Abbiamo sudato per averlo, ok? La potenza del Chocobo, ma anche l'Ildagard terzo interessante da avere. Abbiamo finito tutti gli spiritelli, eh? Ora di incontri speciali c'è solo il quiz. Il quizzettone. Il ragtime rat con le sue domande. Proseguiamo, proseguiamo. Oh, entriamo nell'acqua. E arriviamo al nostro Ildagard, che avevamo parcheggiato qua, nei pressi del Ciocogolfo, prima di diventare d'oro. E qua, prima di salutarvi, c'è un ultimo piccolo trucchettino che è molto utile per il futuro. Dunque noi stiamo cercando Kuja. Kuja, a quanto pare, arriva da un altro mondo. L'accesso per quest'altro mondo, ci è parso di capire, si trova al castello di Ibsen, un castello molto strano. Io vi dico che ora equipaggeremo una daga, cioè la prima arma di Gidan. A lui daremo il ramo magico, a lei una forchetta e a lei un'asta. Le prime armi, quelle più deboli. Non è un caso, fidatevi. Potremmo, fra l'altro, fare anche un giro nelle paludi, ma voglio aspettare ancora un attimo che si rimpinguino un pochino. Quindi faremo ancora un pochino di trama e poi, prima di finire il disco 3, facciamo mangiare Aquila. Decisamente. Possiamo salvare nei pressi del castello di Ibsen. Si trova qua, nel continente dimenticato, che già avevamo incontrato. A sud di questa palude. Di qui. E per sud intendevo nord. Ecco qua. Spaccatura nel terreno. Scendiamo. E salviamo, signore e signori. Prima di entrare nel castello di Ibsen. Chissà cosa ci aspetta in questo bizzarro castello, che poi sono due castelli uno sopra l'altro, quindi decisamente non è un posto normale. Valle Adelis. Scopriremo presto il segreto del castello di Ibsen. Alla prossima.